Certo. Come si è la può, verità. Come si può dire? Non muovere allora, a pietà questa... chi dovrà giudicarla, perché ma insomma certo, ha delle ipotesi mettiamoci... anche gravi di responsabilità. Certo, penali, mettiamoci però... nei panni di questa ragazzina. Secondo me lei non ha pensato che ci sarebbe stata una reazione da parte di un gruppo così vasto. Addirittura non lo sapevo, ho appreso adesso nella vostra trasmissione che sono stati chiamati gli ultra della Juventus. Ma no, della Juventus di cosa? Sì, era la Juventus. Cioè, sì, della Juventus. Ma una cosa veramente come dire: forza, forza, andiamo. Più siamo e meglio è, per distruggere tutto senza rendersi conto che andavi a colpire delle persone completamente innocenti, con donne, con bambini che già vivono in situazioni difficilissime, perché non so quanti di voi hanno messo piede nei campi rom abusivi, stanno nel fango, non hanno l'acqua. Allora chiunque lasciato in quella condizione, noi possiamo anche decidere di espellere tutti quanti dall'Italia, questa è una questione morale e politica, possiamo decidere tutto, ma finché questa decisione non verrà presa, lasciare delle persone vivere in quel modo, capite che non è possibile. Anch'io non farei assolutamente un paragone con gli italiani all'estero che hanno sempre lavorato e che hanno avuto da sempre... Dal punto di vista no, qui, no, sentenza dico giusta. Che dico che finché si può la legge bisognerebbe lasciarla da parte, e credo, non so l'entità dei danni che siano stati fatti, però credo che si ricorra alla legge soprattutto poi per avere soldi, per avere un risarcimento. Ripeto, non voglio sembrare eccessiva perché magari i danni sono stati tanti e non sappiamo i particolari, però cercare di non ricorrere alla legge per ogni cosa sarebbe una gran bella cosa. Riguardo alla responsabilità dei figli, interessante come al solito il servizio in giro per la strada, perché ti rendi conto di una cosa che è anche vera, guardate, i genitori fino a un certo punto, ma tutte le sollecitazioni a cui sono esposti i ragazzi oggi, anche noi adulti, fanno tanto, il che non toglie assolutamente ai genitori la responsabilità di educare in un certo modo. Molto spesso, e questo me lo dicono gli insegnanti, arrivano i genitori dopo che i figli hanno devastato la scuola, dato pugni, fatto delle cose innominabili in classe, e dicono: guai a voi, cioè lasciate in pace mio figlio. C'è stato il caso, non so se qui a Roma o fuori Roma, ora non mi ricordo, di un liceo letteralmente devastato. I genitori si sono opposti e sono andati per vie legali, perché giustamente il preside del consiglio dell'istituto hanno detto: benissimo, non li puniamo, però adesso ridipingono tutto quanto quello che loro hanno fatto, l'avevano imbrattato, altro che i disegni artistici, no, l'avevano proprio violentemente imbrattato e semidistrutto questo istituto. Invece di dire ai figli: caspita, hai fatto questo, non è che paghi con la punizione, io credo poco nelle punizioni, tu paghi facendo quello che andava fatto, hai fatto un danno, ripristini l'ordine che c'era prima, e i genitori in massa si sono opposti. Allora, detto questo, è difficile parlare di qualunque cosa, che razza di esempio stiamo dando? Dopodiché il pugno, oggi c'è stato il caso di un ragazzo che in un centro commerciale, sì, sì, per una scemenza, una sigaretta, ha dato un pugno a un amico. Vabbè, ma non esageriamo neanche lì, si sono sempre picchiati i ragazzi, purtroppo ci sono degli incidenti perché puoi dare un pugno e quello finisce per terra con una commozione cerebrale, ma non farei intervenire la legge in ogni situazione o darei dei criteri.